parlare di arbitraggio poi non è mai bello, ma questa è una partita dove tra l'altro sono venuto io apposta, dove il lato tecnico poi viene messo un attimino da parte, perché c'erano tre rigori, soprattutto il primo dalla tribuna, una roba clamorosa che io ho mai visto niente del genere, perché lì è espulsione, rigore e rischia di essere finita la partita. Secondo tempo, mettiamo, io ne ho visto uno clamoroso su Vano, mi dicono che anche su quello su Bianchimano c'era, di cosa stiamo parlando, no? Poi dopo sicuramente dovevamo essere più bravi a chiuderla, visto che si vedeva che era una partita comunque in bilico, perché poi il Cesena ha fatto la sua partita con grande orgoglio e coraggio, quindi era da chiudere, doveva essere più bravi nelle ripartenze, ma io sinceramente mi sento di rimproverare poco i ragazzi, hanno dato tutto dopo una batosta, tre giorni prima col Padova, quindi c'è questo discorso dell'arbitraggio che è stato nettamente condizionante di questa partita. Bisognava essere più cinici e cattivi, andare a fare il 2-0. Il Cesena sì, è apparso in difficoltà sulle nostre sortite offensive, ci è mancato quel guizzo prima per sbloccarla al primo tempo, poi per chiudere la partita. Punto, sapendo che ancora ci sono 30 punti, qui nessuno molla, si cercherà, come è stato fatto oggi, di vincere ogni partita, e io sono convinto, se non come primo posto, ma tramite i playoff, io sono sicuro che il Perugia andrà in Serie B, e anche oggi ne ho avuto la conferma, perché la squadra ha dimostrato di essere in salute anche dal punto di vista psicofisico, nonostante poteva essere una mazzata quella della scorsa settimana. Sicuramente un po' più di cattiveria nell'andare a chiudere le situazioni, questo ci vuole, ma ripeto, oggi parlare del lato tecnico diventa veramente, veramente un po' un extra, perché chiaramente partita condizionata da un arbitraggio non all'altezza, e qualche scricchiolio dal punto di vista dell'arbitraggio già l'avevo visto a San Benedetto, quando contro la San Benedettese, anzi in casa, dove anche lì c'erano stati episodi a sfavore. Non voglio pensare questo, perché sennò sarebbe anti-calcio, anche perché col Modena i rigori erano talmente clamorosi che era impossibile non darli. Qui non è accampare scuse, non l'abbiamo fatto in tutto l'anno, è soltanto chiedere rispetto, come giusto che sia per una squadra che ha investito soldi, ha investito energie, quindi si chiede solo di fare le cose per bene, ecco.